Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati a questo webinar che condurrà Federica Gambel su coding con Scratch. Federica Gambel è fondatrice di Coder Kids, associazione che da 5 anni lavora nelle scuole per fare formazione sul coding, partendo dal cosiddetto coding unplugged, coding a carta e matita, al coding vero e proprio, con tanti strumenti, tra cui Scratch. In realtà vi parleremo anche di qualcos'altro. Questo progetto è un progetto che ritrovate all'interno del volume per la scuola primaria Le Fantastiche 4, per il quarto e quinto anno della primaria, ma vi daremo anche, diciamo, degli stimoli, delle idee per lavorare nella scuola secondaria. Allora, qualche informazione, diciamo, tecnica o burocratica prima di lasciare la parola a Federica Gambel. Allora, voi ci potete solo ascoltare, quindi avrete visto che avete il microfono silenziato, ma potete rivolgere le domande utilizzando lo spazio che ritrovate nella dashboard, insomma, nei comandi di GoToWebinar. Noi poi, alla fine di questo webinar, dedicheremo, insomma, uno spazio proprio a rispondere alle vostre domande, quindi siete liberi di farcele durante il webinar. Io poi dopo le modererò nel momento in cui chiudiamo, diciamo, la spiegazione, il webinar di Federica Gambel. Altra informazione riguarda invece gli attestati: arriveranno via email nei prossimi giorni. Abbiate pazienza qualche giorno, insomma, per riceverli. Arriveranno anche insieme alle slide e alla registrazione di questo webinar. Quindi chi non riesce a seguire per intero può avere la registrazione e poi potrà ovviamente girarla a colleghi e colleghe. Dovrebbe essere tutto a posto, quindi vi rinnovo l'invito a rivolgerci le domande in chat. Lascio la parola a Federica Gambel di Coder Kids. A tra pochissimo, grazie. Ok, buon pomeriggio, grazie di nuovo Mattia. Di cosa parliamo adesso? Aspetta che come prima abbiamo il problema delle slide, scusate, all'inizio il passaggio, ok? Ci siamo, ok. Staremo insieme un'altra ora e parleremo di fare coding a scuola e parleremo di Scratch Junior, dove su Scratch Junior daremo veramente soltanto un accenno, perché poi vedremo è un'applicazione dedicata soltanto ai tablet. Vedremo più nel dettaglio invece quello che è Scratch. Vorrei condividere con voi quelle che è l'interfaccia, le principali funzioni, dove si può trovare materiale per iniziare da subito, magari già da domani mattina, a fare degli esercizi con i ragazzi in classe. Poi condivideremo con voi degli esempi di progetti che abbiamo fatto nelle classi e faremo delle domande. Prima delle domande faremo un veloce accenno anche ad App Inventor, perché ci avete già fatto anche nel webinar precedente alcune domande. Solo una premessa, rimando la discussione sul pensiero computazionale e il perché portare il coding nelle scuole al webinar precedente, dove abbiamo dedicato un pochino più di tempo a questo argomento. Però invece se vogliamo approfondirlo nelle domande, ovviamente sono qui a disposizione. Mi ricollego quindi a un discorso fatto in precedenza sull'introduzione del pensiero computazionale nelle scuole e il coding vissuto come modo più semplice e soprattutto più divertente per sviluppare il pensiero computazionale in un contesto comunque sicuramente giocoso. Questa infografica è di Codable, non è mia purtroppo, mi piace moltissimo perché l'idea di partire dal presupposto che comunque questi ragazzi hanno una forte interazione con i mezzi tecnologici, ma molto spesso li subiscono. Quindi andare da un'interazione dove si subisce la tecnologia a un mondo dove si può creare quella tecnologia, dove la tecnologia diventa strumento per esprimermi. Questo signore è il papà di Scratch, è quello che ha inventato e creato Scratch. E questo è un pensiero suo che è la traduzione, la trascrizione di un pezzo di un discorso che ha fatto, però secondo me è molto interessante. Infatti lui dice che al giorno d'oggi i giovani hanno molta esperienza e familiarità a interagire con le nuove tecnologie, ma non a creare usando le nuove tecnologie. È come se riuscissero a leggere ma non a scrivere con le nuove tecnologie. Io anche da madre posso confermarvi questo, cioè subiscono, ma molto spesso non creano. Quindi,
Data questa premessa, cosa succede? Quando vado nelle scuole, la prima domanda che mi viene fatta è questa: che cosa serve per fare coding? Tablet o PC? La mia risposta è dipende, cosa avete? Perché si possono pensare progetti e percorsi differenti secondo quello che avete a disposizione. Io ancora prima di arrivare agli strumenti, infatti, volevo condividere con voi alcune foto, sono un po' bruttine, ma sono molto vere, di quelle che sono le esperienze. Dove per esempio più che tablet e PC, secondo me serve la condivisione di uno schermo. Molto spesso quando andiamo nelle aule informatiche, i ragazzi lavorano da soli sui PC. Invece la possibilità di condividere con loro, quello che l'insegnante sta facendo su una lavagna, su un proiettore, su una LIM, è sicuramente una condizione interessante. Anche qui, come vedete, ci siamo un pochino arrangiati, però prima di lasciare i bambini da soli davanti ai device, abbiamo condiviso con loro quello che stava succedendo, cioè i passaggi che poi loro hanno ripetuto sul computer sono stati condivisi e ragionati insieme. Si può fare anche con i tablet, quindi non c'è bisogno di avere PC, ci sono i tablet, si usano i tablet, si usano strumenti differenti, non è importante. O si può fare anche semplicemente con una LIM. O un proiettore, non c'è bisogno di avere la LIM, perché un proiettore collegato a un PC permette di gestire, lo sapete benissimo, l'intera classe facendo venire i bambini alla lavagna alternandosi. Ma gli strumenti quali sono? Tanti, tanti. Quando io faccio vedere questa slide, generalmente la reazione è un po' di terrore, no? Cosa uso quindi di tutti questi strumenti? E quindi mi piace farvi vedere questa immagine. Ma in realtà si possono usare degli strumenti molto facili, molto accessibili e soprattutto che hanno tanto materiale online per poter utilizzare. Il primo di cui parliamo, e vi ripeto, è soltanto un velocissimo accenno, è Scratch Junior. Scratch Junior è un programma disponibile per i bambini dai 5 a 7 anni, questa è l'indicazione che danno loro. Io dico anche oltre, nel senso che abbiamo fatto spesso dei progetti con Scratch Junior utilizzandoli in classi più grandi. È disponibile per tablet, è disponibile in italiano, è un'app gratuita, quindi non c'è bisogno di un costo per poterla scaricare. Adesso quello che io vi farò vedere sono delle slide che ho preso dal sito di supporto, perché ovviamente in questo momento sto condividendo con voi lo schermo di un PC, non posso quindi condividere lo schermo di un tablet. Mi scuso della staticità della cosa, però spero di poter essere comunque chiara in questo. Scratch Junior fondamentalmente permette di creare storie interattive e giochi, unendo questi blocchi che vedete nella parte destra dello schermo in successione, diamo delle istruzioni ai personaggi. La cosa interessante su Scratch Junior, ed ecco perché la fascia di età indicata è 5-7 anni, è che i comandi sono comandi visuali, non ci sono scritte, mentre poi vedremo su Scratch le parole sono scritte. Quindi anche bambini che non sanno leggere possono utilizzare Scratch Junior. La cosa molto interessante, secondo me, è che sul sito di Scratch Junior ci sono a disposizione tutta una serie di risorse per gli insegnanti per andare in classe ad insegnare. Quella che vedete nello schermo in alto a destra è la barra di navigazione del sito, quindi quali sono le sezioni del sito. Nella sezione Impara ci sono tutti i dettagli di quella che è l'interfaccia. Per ogni numerino, io qua non riesco a farvelo vedere, però per ogni numerino è spiegato esattamente cosa serve quel pulsante. Non solo, ci sono tutte le informazioni in merito all'interfaccia grafica, perché con Scratch Junior i bambini possono anche disegnare il loro personaggio, possono anche caricare volendo le loro foto e i loro suoni. C'è la spiegazione per tutti i blocchi di che cos'è, blocco per blocco e che cosa serve. Ecco perché vi dico potete utilizzarlo domani mattina, perché banalmente su un tablet avendo installato Scratch Junior, qui ho tutti gli strumenti per andare direttamente in aula domani mattina. C'è anche tutta una sezione sotto la sezione Insegna dedicata alle attività, perché molto spesso a me succede di andare nelle scuole dicendo potete fare tutto e la risposta che mi viene data dai docenti è come dire potete fare niente, perché manca a volte un inizio di attività. Invece qua ci sono tutta una serie di schede di attività che possono essere fatte. Le schede sono in PDF e si possono scaricare, quindi voi dal sito Scratch Junior potete scaricare la scheda, andare in classe con i tablet e fare l'attività. Peraltro vi dice cosa dovete fare passo passo, quindi caricate lo sfondo, caricate il personaggio e fate tutto quello che dovete fare.
Peraltro ci sono tutta una serie di attività anche divise come curriculum, quindi una cosa molto carina che si può fare sia con Scratch Junior che con Scratch è stampare grandi i blocchi delle istruzioni e prima di arrivare a utilizzarli con i device è utilizzarli banalmente sulla carta con i bambini. Il fratello più grande di Scratch Junior è Scratch ed è, diciamo, l'argomento principale del webinar che ci vede qui oggi. Adesso io vi farò vedere alcune introduzioni sulle slide, poi più avanti vi chiederò un po' di pazienza perché ci passiamo il mouse e vorrei proprio farvi vedere l'interfaccia e condividere con voi quella che è l'interfaccia di Scratch. Scratch è un programma che va bene dai 7 anni. Sui 7 anni poi torniamo sul discorso dell'età. L'indicazione che viene data immagino che sia data anche per un discorso di testo. Come vedete, Scratch prevede dei blocchi scritti in stampato minuscolo, bianco su colorato. Per utilizzare Scratch devo avere un computer, sia su Windows, Mac o Linux, non è importante, ed è disponibile anche in italiano. Anche questa volta non ha costo, quindi non c'è bisogno, i bambini possono utilizzarlo a scuola o a casa perché non ha costo di accesso o costo di installazione. Il sito di riferimento è quello che vedete in questa slide. È l'ambiente di programmazione sviluppato dall'MIT, dal laboratorio di ricerca di MIT, ma non è soltanto un ambiente di programmazione perché Scratch, allo stesso tempo è anche una fortissima comunità. Se voi avrete modo di andare sulla pagina di Scratch, troverete la presenza e la condivisione di tantissimi progetti fatti dai bambini, dagli insegnanti, dai genitori. Quindi, come sempre, è uno strumento molto facile, molto semplice, ma diventa ancora più semplice nel momento in cui ho esperienze da condividere e da poter utilizzare. La logica è proprio quella di vedere i bambini impegnati come partecipanti attivi. Non è uno strumento solo per programmare, ma è uno strumento per creare. L'idea che sta alla base di tutta questa attività è, ovviamente non è quella di creare i programmatori, sono bambini, nessuno ha intenzione di creare i programmatori, ma dare in mano loro uno strumento. Prima di iniziare a capire come funziona Scratch nel dettaglio, spostandoci sull'interfaccia, vorrei dare un dettaglio di quelli che sono, tre termini che troveremo tante volte nel corso di questo webinar e che utilizzeremo. Immaginate di creare una storia. Ovviamente ogni storia ha degli attori, dei protagonisti. In Scratch i protagonisti si chiamano sprite, quindi ogni volta che parleremo di sprite, voi dovete pensare a personaggi, oggetti, animali, elementi interattivi che si muovono sulla nostra scena. In Scratch i personaggi, poi lo vedremo, possono essere caricati da una libreria, ma non solo, perché possono essere caricati dal mio computer, quindi posso scegliere un'immagine che mi piace per diventare protagonista, o posso disegnare e utilizzare un'immagine che mi piace. Quindi il protagonista, il personaggio, si chiama Sprite. Dove si muove questo personaggio? Si muove in un contesto, in un ambiente, si muove su un palcoscenico. Questo palcoscenico in Scratch si chiama stage. È lo sfondo, è il luogo dove la mia storia viene ambientata. E come ogni storia, ogni attore ha un copione. Lo script, che proprio in inglese significa copione. Quindi, un protagonista o dei protagonisti che si muovono, che si chiamano sprite, che si muovono in un contesto che si chiama stage e che hanno un copione che si chiama script. In particolare, queste definizioni le trovate nel libro di Quinta delle Fantastiche 4, quel percorso di cui vi parlava Mattia. Questa è l'interfaccia di Scratch. Adesso, se avete pazienza un secondo, torniamo a vedere quello che vi dicevo passando. Ci siamo. Eccoli qua. Questi sono i nostri personaggi. Sprite. Io posso anche decidere di caricare un nuovo sprite, cioè di scegliere un nuovo personaggio. Questa è la libreria di cui vi parlavo. Ce ne sono tantissimi, tantissimi personaggi, animali, oggetti, cose. Questi i miei protagonisti. Aspettate che chiudiamo qua, che tanto poi lo rivediamo dopo. Questi sono i miei sfondi, quindi se il mio gattino, io non voglio vederlo su un foglio di bianco, posso scegliere di farlo muovere in uno di questi sfondi. Per esempio, scelgo il cielo azzurro. Ok? Quindi il mio gattino si muove nel cielo azzurro. Abbiamo detto che però, come tutti gli attori, il mio protagonista deve avere un copione. E guarda caso, i copioni si trovano qui a lato. Come vedete, gli script sono divisi in categorie. Qui in alto ci sono dei colori. Ho
ogni colore corrisponde a una categoria di comandi, di blocchi. Per esempio, tutti i blocchi di movimento sono blu. Tutti i blocchi che riguardano l'aspetto sono viola e così via. Poi li vedremo nel dettaglio. Per esempio, gli operatori sono verdi. Come funziona Scratch? Molto semplicemente, io scelgo il blocco che voglio utilizzare e lo trascino nell'area dello script, nell'area del copione. In questo caso, se clicco due volte, per esempio, sull'azione che deve fare, il gatto si muove. Dovrò definire, poi vedremo il dettaglio di questa situazione, una situazione di inizio, cioè un chunk, secondo cui poi il personaggio si muove. Quindi trascino, per esempio, la situazione di inizio e dico, quando si clicca sulla bandiera verde, allora gattino fai 10 passi. Il gatto fa 10 passi. I 10 passi sono 10 pixel, quindi generalmente tutti mi dicono, ma non ne continua a fare 10? No, certo, perché fa piccoli pixel. Quindi, personaggi, sprite, sfondi, copione. Copione con blocchi divisi in categorie. Non solo, questi blocchi hanno anche delle forme differenti. Come vedete, sembrano quasi dei pezzettini di Lego che si incastrano. Per esempio, le situazioni di inizio sono come un cappello, non possono avere nulla sopra. Questa è una situazione che si incastra sotto e posso, volendo, incastrarne un'altra successiva, quindi forme differenti, vedete gli operatori, poi capiremo cosa servono tutte le istruzioni. Comunque, se adesso possiamo tornare, chiedo scusa di questi passaggi vai, tecnici di mouse. Ok, ve l'ho fatto vedere su Scratch e queste sono comunque, in questo senso sono comunque pagine del libro di Quinta con la spiegazione di tutte quelle che sono le aree. In questo caso vedete, questi sono proprio i blocchi con le categorie e le forme dei blocchi. Bene, allora, data l'interfaccia, io vi dico che potete fare tutto e la risposta è già, ma che cosa posso fare nel dettaglio? Il consiglio è di iniziare molto semplicemente con delle risorse online, ce ne sono tante. Se voi andate, e chiedo scusa, ve lo faccio vedere direttamente da là, ok? In questa barra, per esempio, qui dove c'è il punto di domanda, vediamo col mouse. Perfetto. Mi si aprono e sono disponibili. Nella versione online sono in italiano, forse anche nella versione desktop sono in inglese, ma comunque è tutto disponibile. Per esempio, dei tutorial dove passo a passo, mi dice cosa devo fare per iniziare, per esempio, a far muovere il mio personaggio. Quindi io seguo le istruzioni che lui mi dà e poi, ok, faccio esattamente quello che il computer mi chiede passo a passo e riesco a creare la prima animazione, la prima storia. E questa è sicuramente una risorsa interessante. Poi, peraltro, ci sono le istruzioni sul come fare. Come faccio a far parlare uno sprite? Aprendo questo menu ho tutte le indicazioni su come far parlare uno sprite, blocchetto per blocchetto, con tutta la spiegazione. Non solo, ho anche la spiegazione di ogni singolo blocchetto. Cosa vuol dire fai 10 passi? Perché alcuni sono molto chiari, fai 10 passi è facilmente comprensibile, però anche per questo blocchetto mi spiega che cosa farà lo sprite quando utilizzerò questo blocco, che cosa vuol dire per lui 10 pixel e tutta una serie di istruzioni. Ma perché vi dico questo? Adesso scusatemi, torno alla presentazione. Questo è quello che abbiamo visto sui tutorial, questo che abbiamo visto sul come fare, questo sui blocchi. Perché un'altra risorsa che a me piace moltissimo sono per esempio le schede di Scratch. Le schede di Scratch sono delle schede, proprio degli A4 stampabili, scaricabili, disponibili in italiano. Ce ne sono 12 in italiano e molte in inglese, che potete utilizzare per iniziare a fare domani mattina la prima lezione con Scratch con i vostri ragazzi. Questo è un esempio di una di queste card che io ho stampato a colori e plastificato. Plastificato perché sennò i ragazzi me le distruggevano. Forniscono un modo, secondo me, semplice e veloce per imparare a programmare in Scratch. Io di questo devo ringraziare delle docenti con cui ho fatto una formazione quest'inverno, perché avevamo iniziato parlando di un progetto estremamente articolato e esteso e loro mi hanno detto: ma no, iniziamo con una cosa facile, fattibile. Bene, secondo me queste schede che hanno delle attività singole, sono un buon modo per iniziare. Le attività che vedete elencate nella slide
Sono le 12 disponibili in italiano. Ho istruzioni di come far muovere un personaggio con i tasti, ho istruzioni di come far seguire il mouse, ho istruzioni di come cambiare colore. Cosa succede poi? Che voi questa potete farne, una di queste potete farne una mattina, poi fate la seconda, la giornata successiva. La combinazione di queste singole azioni poi mi porta ad avere magari una storia, raccontata. Quindi iniziando da una cosa molto semplice, da un progetto che veramente dura pochi minuti, riuscirete a fare poi un progetto più articolato. Una cosa che vi dico, sono certa che i vostri ragazzi saranno più bravi di voi, ma non perché sono più bravi di voi, perché saranno più bravi di tutti in questo. Molto spesso, dando loro in mano le card, riescono a creare delle storie molto, carine ed interessanti. Esempi di progetti. Oggi ve ne faremo vedere alcuni. Detto questo, insisto, sul sito, la comunità di Scratch condivide progetti, ma poi davvero non c'è limite a quello che, può essere fatto in questo senso. Il primo progetto che vi faccio vedere è un progetto che è stato pensato, e inserito nel percorso delle Fantastiche 4 ed è un progetto di matematico. L'obiettivo era quello di programmare lo sprite per disegnare una figura geometrica. Quindi è un progetto che può essere inserito nell'ora di matematica. Questa cosa l'ho detta nel webinar precedente, ma tengo particolarmente a ripeterla anche qui. Coding non è matematica, coding non è disciplina a parte, coding è strumentale alle varie discipline. Infatti adesso facciamo un esempio di un progetto matematico e poi dopo vedremo l'esempio di un progetto legato ad altre discipline. Però iniziamo con questo. L'idea è quella di dire a un quadrato come disegnare a uno sprite come disegnare un quadrato, come disegnare una figura geometrica. Chiedo scusa di questi passaggi, però sono purtroppo. Allora, dovrebbe essere il primo qua, esatto. Vi ingrandisco quello che c'è scritto qua, nella parte destra del testo. Vi pregherei di lasciare un secondo perdere i blocchi verdi che poi vedremo nel dettaglio cosa vogliono dire. In pratica, io sto chiedendo a un attore, che è la mia matita, di ripetere quattro volte, quattro lati, un'azione, cioè fare 10, 100 passi e poi di ruotare di 90 gradi. Ok? Questa cosa la chiedo di fare a un attore che si chiama Penna. In questo caso ho anche scelto l'immagine di una penna, ma potrebbe essere un qualsiasi oggetto. Quindi in pratica dico di scrivere mentre ripeti questa azione. Quello che succede cliccando sulla bandiera verde è questo, che il mio attore per quattro volte, perché gli ho chiesto di ripetere quattro volte, fa 100 passi e ruota di 90 gradi. Attendo un secondo per una facilità di lettura. Fa 100 passi e ruota di 90 gradi, ve lo faccio rivedere. Ok. Questa cosa può essere poi portata, ovviamente, ad altre figure geometriche. Quello che posso fare, per esempio, è montare, e poi vedremo il dettaglio, un gioco dove la mia matita non solo disegna la figura, ma mi chiede quale figura disegnare. Quindi, se io dico quadrato, ok? La mia penna disegna un quadrato, ma non finisce qui. Se io dico triangolo, la mia penna disegna un triangolo. Ovviamente la penna disegna solo le figure geometriche che io ho impostato. Se voi vedete in quest'area di destra, io ho impostato la domanda quadrato e triangolo e posso definirle tutte. Torniamo, chiedo scusa, grazie, anzi a chi mi sta aiutando perché. Ok, quindi prova a pensare come fai a disegnare un quadrato su un foglio. Abbassi la penna, per quattro volte fai una riga, cambi direzione e infine solleva la penna dal foglio. Ed è proprio quello che noi abbiamo scritto. Come fai a disegnare un triangolo? Seguo lo stesso procedimento, ma questa volta faccio girare, innanzitutto non è più per quattro volte, ma è per tre volte, e faccio girare di 120 gradi. Quindi questo è un esempio di un giochino estremamente facile che piace molto spesso ai bambini e che è applicabile a diverse classi, ovviamente, non solo della primaria, ma anche alla secondaria di primo grado, perché comunque è la definizione di una figura geometrica.
Tutta la spiegazione del progetto, dalla definizione degli obiettivi a poi la realizzazione del progetto con lo script completo, lo trovate poi comunque nel libro. Un altro progetto che vorrei condividere con voi è un progetto che ho fatto con una prima media un paio di anni fa su un lavoro basato sulle avventure di Parsifal, quindi il circolo arturiano. Abbiamo iniziato, prima di arrivare a vedere qual era proprio il gioco, vorrei raccontarvi come siamo arrivati a fare questo progetto. Abbiamo iniziato con un confronto con le docenti, soprattutto con tutti i docenti della classe, per riuscire a capire quali fossero gli obiettivi e i requisiti che questo progetto dovessero avere. Abbiamo definito quindi dei contenuti, abbiamo deciso ed era per quello che parlavo di interdisciplinarità, perché abbiamo lavorato con la professoressa di lettere sull'avventura di Parsifal come testo, che è stato poi trascritto dai ragazzi in un testo da videogioco. Durante l'ora di storia dell'arte i ragazzi hanno disegnato degli sfondi. Col materiale che abbiamo raccolto, abbiamo ancora prima di arrivare in classe con i ragazzi definito un prototipo. Con un prototipo, immaginatevi la definizione di una sorta di teletta, cioè un gioco esempio. A questo punto, questo prototipo poi è stato tagliato in fette, che erano le lezioni che abbiamo fatto con i ragazzi, da cui abbiamo chiesto poi un riscontro. Come erano strutturate le domande? I ragazzi avevano diviso la storia in diverse parti, quindi la storia della chiamata di Parsifal dai cavalieri, cioè l'iniziazione come cavaliere, il fallimento, la conversione, tutta la storia poi del ritrovamento del Graal. Quello che avevamo dato come input ai ragazzi era quello che le domande dovessero essere delle domande ovviamente chiuse, quindi erano domande vero e falso. Quindi questi sono proprio i contenuti, la struttura del gioco definita dai ragazzi e dai contenuti. La domanda era, come dicevo appunto, una domanda vero o falso, perché ovviamente dobbiamo dare la possibilità al computer di darci una risposta. Quindi l'altra cosa molto importante che avevamo fatto era quella di definire una regola molto semplice, che dovevamo dare sempre una spiegazione della risposta. Scrivendo il testo, i ragazzi dovevano dire ogni volta, seppur vera o falsa, qual era la risposta. Qui sulla parte di destra del monitor vedete proprio com'è strutturata la domanda. Quindi chiedi nella parte azzurra e adesso ve lo faccio vedere qua. Esatto. Ok, perfetto. Quello che succede è questo, che il gioco iniziava con Parsifal che mi faceva una domanda. Parsifal confatti e vince il Cavaliere Rosso. Adesso perdonatemi, io non mi ricordo, ma se io dico vero, ok, lui mi dice risposta corretta e mi dà una risposta. Parsifal, nonostante sia vestito di stracci, non abbandona il cammino e va avanti a darmi la spiegazione. Come si fa a fare questa domanda? Ci mettiamo su Parsifal. Questo è il famoso copione di cui abbiamo parlato prima. Ok? Il blocco che io uso è questo, dove c'è scritto chiedi. Okay, qui inserisco la domanda. A quel punto uso un blocco molto importante che trovate sotto controllo, che è il se, allora e altrimenti. Quindi questo blocco qua. I bambini lo definiscono come un blocco doppio coccodrillo. In questo caso io dico se risposta uguale vero, allora dici risposta corretta, altrimenti mi dici risposta sbagliata. Questa semplice domanda può essere ripetuta n volte, tutte le volte che voglio far domandare qualcosa. Torniamo, scusami. Quindi, struttura della domanda sempre la stessa, ripetuta in diversi ambienti e in diversi livelli. A quel punto, con questa serie di domande si possono creare delle storie molto interessanti. Le domande non devono per forza essere soltanto su Parsifal. Le domande possono essere fatte in una quarta elementare sugli Egizi, per esempio. Le domande possono essere fatte, sulle regioni d'Italia in una quinta elementare. Abbiamo dei ragazzini di terza elementare che stanno facendo dei bellissimi giochi sulla logica. Nulla, ci vieta di variare il contenuto di queste domande. Ed ecco perché, di nuovo, il coding va fatto nell'ora di matematica, no? Il coding è l'ora di coding? No, perché abbiamo professoresse di italiano che portano in classe questo tipo di esperienze. Quindi questa è un pochino la storia. Questo l'abbiamo visto insieme, quindi qua è proprio il prototipo che abbiamo definito con i disegni dei ragazzi. Quindi ancora una volta diventa importante dare loro una personalizzazione. Quello che poi succede quando noi definiamo dei prototipi è che i ragazzi devono rifare il gioco, ci cioè devono arrivare a ricostruirlo. E nascono sempre dei giochi differenti, perché loro inseriscono poi i loro testi, i loro sfondi, i loro personaggi. Un consiglio che vi posso dare, magari sul discorso dei testi, se le classi sono di bambini
abbastanza piccoli è di non fargli digitare direttamente tutti i testi di questo tipo di giochi, magari dargli un foglio con, su Word o su un qualsiasi programma di videoscrittura per copiare e incollare, se no perdono metà della lezione a digitare le domande quando fa in realtà l'obiettivo è un pochino differente. Bene, tutti mi chiedono quanto ci vuole a fare questo progetto? È la domanda che generalmente, non so se la state facendo anche voi, ma generalmente mi fanno tutti. Ovviamente, come qualsiasi tipo di attività che voi portate in classe, la parte di aula è la più piccola, nel senso che la parte di progettazione e di programmazione è sicuramente la più estesa. Il progetto in particolare è stato svolto con la parte di definizione dei contenuti di Parsifal nel primo quadrimestre e poi è stato portato nel secondo quadrimestre a chiusura. Si possono fare dei giochi molto interessanti con le scratch card in una lezione. Se, è ovvio che se uno ha a disposizione un intero quadrimestre, il risultato è sicuramente più interessante. L'ultima cosa di cui voglio parlare è App Inventor. Perché voglio parlarvi di App Inventor? Che non fa parte di Scratch, quindi esce un pochino da quello che è il titolo in realtà di questo webinar. Perché molto spesso la domanda che mi fanno è da che età e fino a che età si può usare Scratch? Allora, secondo me Scratch si può usare all'infinito, nel senso che partiamo dal presupposto, come dicevamo prima, che bisogna un pochino saper leggere, perché le scritte sui blocchetti sono proprio scritte, quindi vanno lette. Però abbiamo visto delle classi delle superiori che utilizzano tranquillamente Scratch. Cioè Scratch è un programma semplice, ma non è banale. Però cosa succede? Che magari ci sono classi che per tanto tempo hanno utilizzato Scratch. Oppure, soprattutto con i ragazzi un po' più grandi, la richiesta è di creare e di programmare qualcosa che sia esportabile, soprattutto su un device, che sia un telefonino o un tablet. Ci viene incontro questo ambiente di sviluppo, che è un ambiente di sviluppo di app per Android, che è stato creato da Google e comprato poi a sua volta dall'MIT. Peraltro leggevo che è in corso una versione per iOS, quindi arriverà anche per altre piattaforme. Ha una grafica, semplice e intuitiva come quella di Scratch, ovviamente è un pochino più complicato, quindi il consiglio è quello di non utilizzare App Inventor magari ai primi anni della primaria o con bambini che non hanno mai visto Scratch. Però abbiamo fatto percorsi dove è stato introdotto anche alle medie, ma anche agli ultimi anni delle medie, tutto un concetto, per esempio quello che vi ho fatto vedere prima del se, allora, altrimenti con Scratch, e poi con App Inventor hanno fatto delle piccole app che sono state poi esportate sui telefonini. L'interfaccia è semplice, è molto simile, anche questa è col drag and drop, è disponibile in italiano, ci sono tutta una serie di tutorial, l'unica condizione appunto è che loro abbiano anche un device da collegare e che abbiano un account Gmail. Quindi questa, mentre su Scratch si può lavorare senza essere registrati, per utilizzare App Inventor bisogna essere registrati. Che tipo di progetti si possono fare? Anche qui dal più semplice al più complicato. Tenete presente che App Inventor nasceva per sviluppare delle proprie app, delle proprie app per Android. Quindi si possono fare delle app particolarmente articolate con i bambini o con i ragazzi. Iniziate a fare app semplici come il riconoscimento vocale. Qua si vede nell'esempio sulla destra il giochino della talpa da schiacciare. Quindi questo è un pochino il discorso su App Inventor. Io su quello che avevo da dire ci sono qua per sentire se avete delle domande. Grazie Federica per questo webinar. Ti giro i complimenti per la chiarezza e la gradualità da parte di chi ci sta ascoltando, e io ringrazio invece chi ci ascolta per essere qui con noi. Allora, sono arrivate domande di natura diversa, alcune più tecniche, altre più didattiche, quindi iniziamo da quelle un po' più tecniche, forse più semplici, più rapide. Una ci chiede una domanda sulla dove si stampano, come si stampano le card da Scratch. Sulla stampante. Allora, se voi andate proprio in Google, però se non sbaglio vi ho messo il link dentro la presentazione, quindi quando riceverete la presentazione avrete il link. Sono proprio dei PDF scaricabili, si scarica una 4. La 4 vi consiglio di stamparla a colori, ma funziona benissimo anche in bianco e nero. A quel punto voi lo ritagliate perché ha un bordino, lo piegate e questo è il risultato di una 4 tagliato e piegato.
è proprio un PDF scaricabile a quel link che vi ho inserito nelle slide. Io le amo moltissimo, nel senso che, insisto, ho visto delle vostre colleghe e iniziare con veramente delle attività facili e fattibili, soprattutto, più che facili. Poi c'è una richiesta che riguarda, anzi, due richieste che riguardano le piattaforme su cui è disponibile. Tu hai accennato, quindi online, offline, quali piattaforme, perché ovviamente ci sono insegnanti, classi che hanno la LIM, magari la connessione non è molto affidabile, quindi vogliono capire come si fa. Succede. Ho Allora, usato un eufemismo come risultato. allora succede, anzi è quasi sempre così. Infatti il mio consiglio personale è di scaricare la versione di Scratch che si può utilizzare offline, proprio perché così giriamo intorno al problema della connessione che in alcune scuole è presente. Se voi andate sul sito che vi ho indicato comunque nelle slide, potete scaricare Scratch offline e Scratch offline gira su qualsiasi tipo di PC. Anche non particolarmente moderno. Questo secondo me è uno dei grandi vantaggi di Scratch. Oltre ad essere gratuito e disponibile in italiano, non ha bisogno di macchine particolarmente performanti. Veramente lo utilizziamo, l'abbiamo visto utilizzare in scuole dove le situazioni sono divertenti, articolate, definiamole così. Sul discorso della LIM, scaricatela offline, ma anche in aula informatica scaricatela offline, perché può succedere qualsiasi cosa, anche perché se andate in aula informatica avete 10 PC collegati contemporaneamente, non è detto che la vostra connessione regga. Quindi questo è super. Quello che vi ho fatto vedere oggi è quello online, ma per semplicità di passaggi di visione, ma funziona bene. Io lo uso soltanto offline, confesso. Qualcuno mi chiedeva anche su Mac, sì, su Mac, su PC, quindi Windows e anche su alcune versioni di Linux, quindi anche le scuole che hanno software libero trovano compatibilità per l'uso offline e idem per l'uso online. Ecco. Allora, poi qualcun altro invece ci chiedeva questo, se puoi tornare un attimo su Scratch, Federica, intanto che riprendo la domanda, perché chiedevano una cosa proprio sull'uso delle finestre, scusate, ovvero sulla possibilità di ingrandire o rimpicciolire i pannelli che riguardano lo script a seconda della. Come? Ecco, scusate. Ok. Sì. Ah, questa cosa così? Era Esatto, questa la domanda? esattamente, Ok, esattamente. allora qui c'è una freccina piccola, piccola, però molto utile. Allora, due sono le possibilità di ingrandimento. La prima è questa, dove mi rimpicciolisce l'area di gioco e mi ingrandisce l'area dei blocchi. Questo è molto comodo quando devo condividere con la classe quello che sto facendo. L'altra possibilità è quella che ho usato con voi, cioè qui in basso sulla destra c'è come al solito una lente di ingrandimento, quindi diminuisci, ingrandisci. In momento di progettazione, di definizione di quello che devo fare, il consiglio è di utilizzare questa possibilità di visualizzazione ingrandendo il più possibile. Poi però, quando devo giocare al mio gioco, torno a ridurre l'area dello script e a ingrandire quella del gioco. Non solo, qui in alto c'è un quadratino blu, che mi dà la possibilità di vedere il gioco a pieno schermo, come se fosse un vero videogioco. Poi sono sicura che i vostri ragazzi vi diranno: ma FIFA è più bello, FIFA 2000. No, è vero, i videogiochi che giocano sulle console sono più belli, ma questi li hanno fatti loro. Quindi qua è una risposta che vi anticipo per i vostri ragazzi. Allora, un'altra ultima domanda un po' più tecnica, poi passerei invece alle questioni di contenuto. Allora, intanto scusate, mentre cerco questa domanda, qualcuno ci chiede se può recuperare il webinar precedente, quello che era alle 17 sul coding unplugged, carta e matita, come l'abbiamo chiamato. Allora, sì, senz'altro. Potete poi scrivere all'indirizzo email a cui vi arriveranno i materiali di questo webinar chiedendo l'invio e ad ogni modo li trovate anche sul sito rizzoleducation.it tra qualche giorno. Ci vuole qualche giorno perché la registrazione viene, non è disponibile subito da sistema, quindi il tempo di prenderla, scaricarla e renderla disponibile per voi. E qualcun altro invece mi chiede dove si acquista il libro Le Fantastiche 4. Allora, Le Fantastiche 4 è un libro per le classi quarta e quinta primaria ed è un libro in adozione, quindi le agenzie di propaganda Rizzoli li stanno portando questi libri in visione
ovviamente noi vi consigliamo di guardare per benino la parte che riguarda il coding, la proposta che hanno curato le relazioni insieme a Federica Gamble e a Coder Kids. Ok, allora, qualcuno ci chiede chi ha la LIM ma non ha postazioni singole, come condurre il gruppo classe nel lavoro, se magari fare una dimostrazione alla LIM e poi chiamarli uno ad uno sulla LIM. Federica, Sì, cosa? io adesso vedo se riesco a tornare. Riusciamo a tornare sulla presentazione? Forse si vede, perdonatemi, che forse è più facile da spiegare così. Se me lo dai, allora se io esco qua. Allora, a noi succede spesso di fare le introduzioni, scusate, è veramente molto operativa come cosa, ma almeno riesco a condividere. Credo che questa fosse la domanda, nel senso ha soltanto una LIM e non ha le postazioni singole, quindi ha un unico computer condiviso con i ragazzi. Noi quello che facciamo è li alterniamo, dando delle regole molto chiare di questo gioco, nel senso che la regola principale che noi diamo è quella che chi viene al computer in quel momento ha in mano il mouse, decide. La classe può suggerire soltanto su invito del personaggio che sta alla lavagna. Le azioni che facciamo fare a chi è alla lavagna sono singole, quindi fanno una piccola azione e poi tornano al posto e girano così, così tutti i bambini all'interno, mediamente di un'ora e mezza, riescono a fare due passaggi con la LIM. La creazione del gioco così è molto interessante perché in realtà è un gioco creato con i personaggi più disparati e gli sfondi più disparati perché inizia con un bambino e si conclude con un altro. Però fosse questa la domanda, se l'ho capita correttamente, quindi con la LIM senza postazioni singole. L'ultima domanda tecnica, poi passiamo a quelle più di contenuto. Scusate, l'avevo persa. Qualcuno dice, a volte non si trovano i blocchi. Per esempio, questa insegnante dice, non ho mai trovato il chiedi. Quindi forse qua bisogna andare a vedere, insomma, le funzioni Esatto, allora il chiedi, comunque in caso il chiedi sta dentro i sensori ed è questo che vi sto facendo vedere in questo momento ed è quello che abbiamo utilizzato per fare le domande. Però un'altra volta in questo caso vengono molto utili le risorse online che sono già disponibili dentro Scratch perché vedete qua ho aperto col punto di domanda, chiudo con la X e riapro col punto di domanda. Qui in fondo dove c'è scritto blocchi, di tutti i blocchi divisi, guarda caso con gli stessi colori che poi ritroviamo qua, mi dà l'elenco, ok, e la spiegazione. Quindi in questo caso, per esempio, c'è la spiegazione del chiedi, vabbè, qui ho preso chiedi attendi, però l'idea è sempre questa. È vero che sono tanti e che si fa fatica a cercarli. Ecco perché iniziate con azioni singole dove ogni volta vedete dei blocchi differenti e poi li montate insieme in una storia. Capisco la difficoltà perché anch'io all'inizio erano veramente tanti, cioè sono veramente tanti. Bene, allora intanto ti anticipo Federica, se devi preparare qualcosa, che qualcuno chiede di App Inventor, quindi prima di arrivare lì. Casomai Viviana che è qua di fianco a me aiutarmi. Adesso poi vediamo se riusciamo a farvelo vedere perché in realtà non ve l'abbiamo fatto vedere perché avremo bisogno di essere collegati con un account, avere un device collegato. Però vediamo qual è la domanda e se riusciamo a darvi una risposta senza farvelo vedere. Poi magari se possiamo raccogliere il contatto di questa persona gli rispondiamo su questa domanda di App Inventor. Allora, la richiesta è di raccontare progetti che possono essere sviluppati nelle scuole superiori. Se vuoi raccontare quello che mi raccontavate L'altro sulla. giorno, qui con me c'è Viviana che peraltro è autrice della maggior parte dei contenuti che trovate nei libri. Viviana sta facendo in questo momento un'esperienza molto bella con dei ragazzi di 16 anni di un liceo multimediale, artistico multimediale con App Inventor. Loro faranno qui a Milano una serie di, se non sbaglio, tre incontri da 4 ore. In cui è stata fatta un'introduzione a quello che era App Inventor, dando loro i limiti e i vantaggi di quello che era il progetto. E è stata data loro una sfida, nel senso che la sfida che loro dovevano portare a termine era una sfida relativa al creare un'app per un loro amico che veniva a Milano. È un progetto che noi facciamo in collaborazione con WeMake perché c'è anche una terapista dell'arte che lavora sui social, quindi è una cosa un pochino articolata, però è stata data loro una sfida. La sfida è disegna un'app per un tuo amico che viene a Milano.
Viviana ha fatto un'introduzione a loro su quello che era lo strumento e questi ragazzi hanno veramente iniziato a disegnare un'app, ma non disegnare solo il disegno, a progettarla e sono venute fuori delle app veramente carine. Ovviamente c'è chi interessava dove trovare le ragazze, piuttosto dove trovare il negozio dei fumetti, a seconda di come si erano distribuiti i gruppi, avevano interessi differenti e hanno creato queste app. Quella che mi piaceva moltissimo è una sul panino, dove c'è sullo schermo disegnato un panino con le fasce di prezzo. E quindi a seconda delle fasce di prezzo mi presenta sulla città di Milano i ristoranti che rispondono a queste fasce di prezzo. Vi assicuro che questa è un'app che stanno facendo loro in 3 incontri. Ora, non immaginatevi delle app estremamente articolate, ma l'hanno fatta loro, ma l'hanno pensata loro. Questa è la cosa interessante, l'hanno progettata loro con App Inventor. Quindi questo sicuramente è un progetto di questo tipo interessante per le superiori. Ecco, magari proporre questa cosa in prima media diventa un pochino più complicato. Però invece questi avevano 16 anni, 16-17 anni. Allora, poi sì, per rispondere siccome non riusciremo a rispondere a tutti purtroppo perché stanno arrivando davvero tantissime domande, ve lo anticipo, nelle slide troverete, forse Federica ve le può anche fare vedere in questo istante, tutti i contatti, Sì. insomma, i nostri contatti, quindi quello dell'associazione Coder Kids, per chi vuole proseguire la conversazione con Federica, quello del progetto Formazione su Misura, che è il progetto di Little Education e Mondo Education, che propone progetti sull'innovazione didattica in senso molto ampio, quindi non solo sul coding, ma anche sulla didattica per competenze, il digitale e via discorrendo. E poi quello di Monte Rosso Digital, che è insomma, il partner che lavora con noi, che ha lavorato con noi nel progetto per la scuola primaria, che si occupa anche di dispositivi, insomma, e di facilitazione sia su coding che sulla robotica. Dunque, tornando alle domande, qualcosa più sulla parte didattica. Allora, qualcuno ci chiede, e forse in parte abbiamo già risposto, come si può utilizzare Scratch per l'insegnamento delle lingue straniere. Di nuovo, non è tanto Sketch per l'insegnamento della lingua straniera, è trovare un progetto che si adatti alla lingua straniera. Banalmente ci sono, c'è tra l'altro sul libro Le Fantastiche 4 un progetto per creare delle frasi a caso, cioè a caso fino a un certo punto, cioè si definisce una lista di soggetti, un predicato e un oggetto. Nulla ci vieta di fare per esempio questo in un'altra lingua, costruendo magari la frase nella maniera corretta per l'altra lingua. Quindi si creano delle liste di oggetti che vengono poi combinate insieme. Ovviamente i ragazzi ridono come dei pazzi perché vengono fuori delle frasi senza senso, però correttamente montate nel linguaggio che stiamo utilizzando. Quindi questo per esempio è un esempio, ma anche semplificando, senza arrivare a un progetto del genere, lo storytelling non è che per forza debba essere fatto in italiano, quindi che la storia sia di Parsifal o che la storia sia del gatto piuttosto che del personaggio, nulla ci vieta di inserire per esempio i testi nella lingua che ci interessa, creando un racconto che abbia un inizio, una fine e uno svolgimento nella lingua in cui io devo fare. E quindi ancora una volta in questo senso Scratch e il coding diventano strumento. Guarda, su questo tema ci sono varie domande. Sono insegnanti di diverse discipline, anche dell'ambito economico-giuridico. Non so, ci sono anche magari dei siti, allo stesso sito di Scratch, dove si possono andare a cercare progetti svolti magari da colleghi. Sì, allora assolutamente sì, nel senso che proprio il sito di Scratch, e trovate l'indicazione delle slide, è ricchissimo di contenuti. Allora, il sito di Scratch per definizione è un sito aperto, quindi trovate il progetto del bambino di 7 anni o di un collega che si occupa di discipline più articolate. Ritorno all'invito che ho fatto prima della condivisione dei gruppi con gli insegnanti, perché molto spesso ci sono delle indicazioni divise per fasce di età e discipline. Al momento di siti dove i progetti siano divisi per discipline e scuole non me ne vengono in mente. Probabilmente ci sono, però partite dal sito di Scratch, ci sono delle cose molto interessanti. E
provate a sentire anche un po' nei gruppi degli insegnanti, perché sicuramente qualcosa c'è. Però non fermiamoci veramente alla singola materia, cioè immaginate una qualsiasi vostra lezione e veicolate il contenuto che normalmente presentate in classe, magari con uno strumento differente. Allora a quel punto davvero non c'è limite. Allora, abbiamo tempo forse per ancora qualche domanda, poi dobbiamo chiudere alle 19. Allora, ecco, questa di nuovo, insomma, più di ordine tecnico, sempre su Scratch, ci chiede un insegnante, dice, sta utilizzando Scratch con i bambini della primaria, ogni classe crea una animazione con personaggi e sfondi disegnati dai bambini stessi, però vorrebbe poi, essendo questo progetto, diciamo, un progetto di gruppo, unire le varie animazioni in uno script unico. Si può fare? No, nel senso che... aspetta, rileggimi la domanda perché non ho capito. Lei ha preso i disegni dei bambini, li ha importati come sfondi e vorrebbe unirli in un'animazione unica? Deve gestire... Poiché ogni animazione parte di una stessa storia, se è possibile unire tutte le animazioni in un video unico. No, non fa video Scratch, per fare video devo usare, noi lo facciamo a volte per presentare i progetti che vengono fatti, devo usare un programma che registra quello che succede sullo schermo e poi animarlo in un video unico. Invece, se lei volesse unire diverse azioni con sfondi differenti all'interno di uno stesso gioco, può farlo utilizzando i messaggi, che sono una delle funzioni di Scratch un po' particolare, cioè dice, praticamente dà un cambio di scena. Se torniamo al paragone che abbiamo fatto inizialmente dell'attore sulla scena con un copione, all'interno del copione con i blocchi di messaggi definisce il cambio di scena. Se però invece la richiesta è di montare un'animazione fluida e quindi in un video, no, non è Scratch lo strumento, ma bisogna prendere uno di qualsiasi tool che si utilizza per registrare il video e poi montarlo insieme. Non so se ho risposto, ma non so se era questa credo la domanda. Che la funzione dei messaggi fosse sì, la risposta che serviva, esatto. Allora, qualcuno ci chiede poi se si possono ridare i link utili per Scratch e come si fa a vederlo in italiano. Allora, il sito ufficiale dell'MIT... è dentro le slide, nella slide di Scratch ci sono tutti i link. Sul come vederlo in italiano adesso ve lo faccio vedere. No, non riesco a farlo vedere forse perché ho la versione online che mi parte in automatico in italiano. Comunque, se avete scaricato la versione offline, vediamo se riesco a passare, perdonatemi. Allora, sui link, guardate. All'interno delle schermate, ok, questo qui in basso è il link del sito di Scratch. Sulla versione in italiano, su quello che avete scaricato, ok, ma no, anche su questo qua online, qui in alto, sulla sinistra, c'è questa sorta di mappamondo stilizzato. Cliccandolo si apre un menu a tendina con tutte le lingue disponibili. Basta selezionare un'altra lingua e l'interfaccia automaticamente cambia. A me è successo, racconto sempre, di una bimba a una scuola internazionale che voleva utilizzarlo in arabo, si può fare, però poi dopo bisogna anche saperlo leggere, nel senso che è una cosa che si può fare. Comunque, col qui in alto il mappamondo a sinistra, italiano, adesso lo ritroviamo, Scratch si utilizza in italiano. A proposito, sul discorso dell'insegnamento, scusami Mattia, della lingua straniera, ci succede tante volte di docenti che preferiscono, per esempio, utilizzarlo comunque in inglese, perché così i ragazzi familiarizzano con terminologia inglese. Quindi magari fanno un progetto in italiano utilizzando i blocchi in inglese. Questo si può fare serenamente, non vedo perché no. Bene, allora, un'altra domanda, scusate, chi ha seguito il webinar delle 17 su Codica per Matita sa che abbiamo parlato anche di inclusione ed è arrivata anche qua una domanda che va in questo senso, ve la leggo perché è interessante, dice, ho in classe bambini stranieri e altri con difficoltà di comprensione, so che i benefici del pensiero computazionale si estendono a tutti gli ambiti disciplinari, ma diventa difficile l'applicazione con un gruppo così variegato. Eppure vorrei cimentarmi con i miei alunni. Qualche suggerimento? Sì, l'abbiamo,
L'abbiamo provato in una classe dove c'erano diversi bambini stranieri che erano appena arrivati e che non parlavano l'italiano. Allora, una cosa che abbiamo fatto è questa che vi ho appena fatto vedere, per esempio, ci fare scegliere loro. Noi in classe lo utilizzavamo in italiano, ma loro l'interfaccia la utilizzavano nella loro lingua e siccome la posizione dei blocchetti è automatica, facevano direttamente loro la traduzione. Poi quello che molto spesso noi facciamo, perché infatti come hai detto tu l'abbiamo parlato anche prima, a noi piace spesso di parlare di inclusione perché i feedback che abbiamo avuto dai docenti sono sempre molto positivi, però quello che ci piace fare è affiancarli come tutor, cioè molto spesso magari sono bambini che non capiscono quello che sta succedendo, ma vengono alla lavagna con noi a muovere il mouse e non fanno l'azione ovviamente singola sul computer con i loro compagni. E vi assicuro che abbiamo delle esperienze estremamente positive. Anche perché proprio utilizzando Scratch, che ha oltre al testo un colore di un blocco, la forma di un blocco e una successione logica di eventi, si hanno dei risultati veramente incredibili. Invito nuovamente, come ho fatto prima nel webinar precedente, in caso condividere se possibile queste esperienze, perché quelle che abbiamo avuto noi sono estremamente positive, quindi mi piacerebbe avere riscontri con chi ne ha avuto altrettanto. Bene, Federica, ti ringrazio moltissimo a nome anche di chi ha partecipato. Vi Grazie. ricordo che riceverete nei prossimi giorni attestato, registrazione, slide, dove oltre ai contenuti ci sono anche i contatti per proseguire la conversazione, le conversazioni, perché oggettivamente tra le domande ora che non sono riuscito a leggerle tutte, ci sono anche richieste di approfondimento su App Inventor, su altri temi. Ovviamente questi incontri sono ricchi di stimoli che poi hanno bisogno di essere riportati anche su altri binari. Troverete anche sul sito le registrazioni, le slide, quindi potete girarle, soprattutto i contatti con la casa editrice, con Coder Kids, per proseguire il lavoro, ecco, in questo senso. Bene, grazie davvero a tutti, grazie a Federica Gamba di Coder Kids, al prossimo webinar, buona serata a tutti, arrivederci.